Gesù ha rimproverato i suoi discepoli adoperando l'espressione tratta dal profeta Geremia, dove il Signore dice: avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. Poi l'Evangelista, stiamo trattando il Vangelo di Marco, presenta la questione di avere orecchie e non udire con il terzo annunzio della passione. Nonostante Gesù avesse indicato chiaramente che a Gerusalemme sarebbe stato ammazzato, due discepoli, Giacomo e Giovanni, gli chiedono i posti più importanti, quindi hanno le orecchie ma non ascoltano Gesù. Nell'episodio che segue, siamo al capitolo 10 di Marco, dal versetto 46, viene illustrata la cecità di questi discepoli, ma vediamo l'Evangelista. E giunsero a Gerico. Gerico è la prima città conquistata da Giosuè all'ingresso della terra promessa, e ora è diventata una terra di oppressione dalla quale bisogna uscire. Giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, e l'Evangelista per il verbo partire adopera un verbo tecnico che si adopera nel libro dell'Esodo, quindi la terra promessa si è trasformata ormai in terra di schiavitù dalla quale bisogna allontanarsi. Insieme ai suoi discepoli e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo. Ecco, c'è uno strano personaggio che viene presentato prima con il termine greco, il figlio di Timeo. Poi Bartimeo non è il nome del figlio di Timeo, è la stessa espressione ma in aramaico. È strano questa doppia presentazione di un individuo chiamato il figlio di Timeo, Bartimeo. Figlio di Timeo, Timeo in greco significa l'onore, potremmo tradurlo l'onorato. Perché questo? L'Evangelista vuole raffigurare attraverso questo individuo i due discepoli, Giacomo e Giovanni, che non solo sono sordi ma sono anche ciechi. Gesù, dopo il fallimento della sua predicazione nella sinagoga di Nazareth, aveva detto: un profeta non è disonorato se non nella sua patria. Ebbene, mentre Gesù è disonorato, i suoi discepoli cercano l'onore. Allora, il figlio di Timeo, Bartimeo, viene ripetuto due volte perché l'Evangelista vuol far comprendere, attenzione, sto trattando di Giacomo e Giovanni, che erano chiamati anche i figli di Zebedeo, che era cieco. Ecco la denuncia tratta dal profeta Geremia: avete occhi e non vedete. Sedeva lungo la strada è già apparso nel capitolo 4, al versetto 15, nella parabola del seme gettato lungo la strada, e arrivano gli uccelli, immagine del Satana, il potere, che lo toglie, quindi incomprensione del messaggio di Gesù a mendicare. Sentendo che era Gesù il Nazareno, indica colui che proviene dalla religione dei rivoluzionari, cominciò a gridare, grida esattamente come il posseduto nella sinagoga, e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Ecco il motivo della sua cecità. Non vede Gesù il figlio di Dio, colui che per amore viene a dare vita al mondo, ma vede Gesù il figlio di Davide, colui che attraverso la violenza, la morte, la distruzione conquistò il potere e inaugurò il regno di Israele. Ecco il motivo della cecità. I discepoli accompagnano Gesù ma non lo seguono perché hanno nella loro testa l'immagine di un Messia trionfatore, appunto il figlio di Davide. Molti lo rimproveravano, sono i veri seguitori di Gesù che vogliono liberare questi discepoli da questa mentalità, perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, e qui addirittura scompare il nome di Gesù, figlio di Davide, colui che doveva restaurare la monarchia, abbi pietà di me. Gesù si fermò, Gesù non va verso il cieco, ma deve essere il cieco che va verso Gesù. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Il verbo chiamare appare per ben tre volte, il che nel linguaggio ebraico significa completamente. Chiamare si chiama qualcuno che è lontano. Sono questi discepoli che accompagnano Gesù, ma gli sono lontani, non lo seguono. Chiamarono il cieco dicendo: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettando via il suo mantello, il mantello nel linguaggio simbolico indica la persona. Allora gettare via il mantello significa rompere finalmente con questa ideologia del figlio di Davide, è la sua conversione. Balzò in piedi e venne da Gesù. Gesù non è andato dal cieco, è il cieco che deve andare da Gesù, e andando da Gesù riacquista la vista. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Per far comprendere che in questo episodio l'Evangelista sta narrando di Giacomo e Giovanni,
in bocca a Gesù mette le stesse parole, la stessa domanda che Gesù ha rivolto ai discepoli: che cosa volete che io vi faccia? E qui questa volta: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, finalmente non lo chiama più figlio di Davide, ma Rabboni, espressione che si adoperava nei confronti della divinità di Dio. Che io veda di nuovo. Non era sempre stato cieco, era un periodo, c'è stato nella sua vita, in cui vedeva, poi ha perso la vista, perché la vista gli è stata tolta da una ideologia contraria al progetto di Dio sull'umanità. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. Gesù non ha compiuto nessuna azione nei confronti del cieco. È stato il cieco che ha abbandonato la sua vecchia posizione, si è convertito ed è andato verso Gesù. E subito vide di nuovo, quindi aveva visto una volta, e finalmente, ecco il verbo tecnico della sequela di Gesù, lo seguiva nella strada che porterà poi alla passione a Gerusalemme.